cornice e al quadro un gran ruffiano, sosteneva Sabatelli. Per Ortega y Gasset i quadri vivono nelle cornici. L'uno ha bisogno dell'altra. Un quadro senza cornice ha l'aria di un uomo svestito e nudo. Il suo contenuto sembra rovesciarsi fuori dai quattro lati della tela e disfarsi nell'atmosfera. Ci troviamo oggi a Bassano del Grappa al Museo Civico. Voglio presentarvi una cornice commissionata nel 2002, allora c'era il direttore Guderzo Mario. Invece mi disse subito: mi serve una cornice per un da ponte, me ne fai una cassetta? Ci ho detto io: certo che la faccio, con molto orgoglio, ma trovami un soggetto adatto, non c'è problema, ho detto io, faccio come me la sento di fare. Giuseppe Marchiorello ha le idee chiare. Sceglie una cornice di pregevole finezza che mette in risalto l'opera con equilibrio, senza distogliere l'attenzione del visitatore dall'atmosfera creata dal quadro. Una cornice di fattura rara anche nel 1500 e particolarmente laboriosa nella sua esecuzione. Il dipinto è datato 1544. La cornice verso fine 500 è una cornice molto originale, perché di questi esemplari solo uno la potete trovare al Museo delle Gallerie a Perugia. All'interno, nella fascia piatta, c'è una decorazione in oro zecchino. Questa decorazione molto fine e sottile, bisogna avere pratica, tecnica, ma soprattutto una manina molto delicata, perché è una finitura detta a prezzemolo. Cosa vuol dire a prezzemolo? Se voi osservate, le foglioline sono molto simili a quelle del prezzemolo, è molto sottili. La particolarità adesso anche di questa cornice, vi faccio vedere che è oro zecchino e non similoro. Vuol dire che l'oro zecchino rimarrà così ancora per tantissimi anni, mentre il similoro diventerebbe più scuro nel tempo. Presentata la cornice della decorazione e della doratura, vi spiego la tecnica di esecuzione, fatta con un legno che allora si usava già nel 500, è legno di tiglio. Questo legno, che si usa tuttora, si può intagliare e soprattutto mantiene la doratura lunga nel tempo. Avendo osservato la cornice che ho eseguito io con le mie stesse mani, voglio ricordarvi che se venite a Bassano del Grappa per visitare il Museo Civico, osservate attentamente, perché troverete delle cornici, una più bella dell'altra, capolavori di cornici che nel tempo purtroppo non vedrete più. Pochi lo sanno, ma quei pochi che sono venuti sono rimasti entusiasti. Venite e ci crederete.